Biagio in Molise è ancora ai Serni, ancora per raccontarvi della sua tradizione, quella legata alla Fiera delle Cipolle, ma anche per raccontarvi altre novità legate a questa fiera. Dalla storia con Mauro Gioielli all'attualità e ai vari tentativi che si stanno facendo a Isernia per cercare di rivitalizzare questa Fiera delle Cipolle. Uno dei tentativi ha un nome particolare in inglese, Onion Pride. Quest'idea parte da Molisanissimo, siamo con Umberto Di Giacomo di Molisanissimo. Cos'è Onion Pride? Dunque, faccio solo una precisazione, nel senso che l'idea è nata dalla collaborazione tra Molisanissimo, l'assessorato al marketing territoriale, la Prologo di Isernia e i cuochi che hanno risposto al bando che è stato pubblicato dal comune, il bando pubblico per poter partecipare alla sfida. Sfida che in realtà non è una sfida, la sfida è quella della cipolla, la cipolla che nei nostri piani, diciamo, dovrebbe riprendere il suo ruolo da protagonista all'interno della Fiera delle Cipolle, perché la Fiera delle Cipolle negli ultimi anni, questo è stato, diciamo, il punto di partenza che ci ha spinto a organizzare una cosa del genere, aveva perso un po' la centralità all'interno di un appuntamento così importante per la nostra città. Quindi, come dici giustamente tu, dalla storia alla tradizione, e non c'è storia se non c'è tradizione enogastronomica e gastronomica in questo caso. Quindi la nostra idea è stata quella di rilanciare il prodotto cercando di valorizzarlo all'interno di un menù che possa prevedere dei piatti che abbiamo definito gourmet, poi ha tanti significati il gourmet, comunque il senso è quello di creare qualcosa di più elevato rispetto al takeaway o rispetto al classico panino che si può gustare alla fiera, che per carità ha tutto il massimo rispetto, però non rientra nei canoni che noi abbiamo deciso di dare a una valorizzazione del prodotto. Così la cipolla è diventata il filo conduttore di due menù, uno a base vegetariana e uno di carne, presentati da quello vegetariano, da Michele D'Ambrosio di Risto Paleo e da Antonio Iarussi di Radici nella Terra, una collaborazione, e l'altro da Domenico Antenucci del pastificio Antenucci e da Gaetano Minervini del ristorante L'Affresco. Così hanno fatto una loro proposta, dall'antipasto al dolce sono riusciti a inserire la cipolla anche in una panna cotta con barbabietole. Questo, diciamo, è un risultato già di per sé molto positivo, perché vuol dire che con la cipolla e con la cipolla di Isernia si può giocare molto e si può puntare sulla sua versatilità. Poi il riscontro, diciamo, del pubblico pare che ci sia stato nonostante la pioggia. Al di là dell'aspetto della cena vera e propria, il messaggio che noi vogliamo far passare è quello di un prodotto che, così come avviene per altre cipolle in altre parti d'Italia, mi vengono in mente la cipolla di Tropea e la cipolla di Cannara, per dirne due, attorno a un prodotto così tipico che negli ultimi tempi fortunatamente sta vivendo una nuova era di sviluppo anche grazie a dei giovani agricoltori e cooperative che stanno coltivando la cipolla di Isernia, si può costruire o pensare di farlo nei prossimi anni una sorta di flusso turistico, perché no? Perché le altre fiere delle cipolle attirano persone da altri paesi e cerchiamo di farlo anche con la cipolla di Isernia, perché è un prodotto straordinario, è un prodotto storico con una storia centenaria alle spalle, quindi, come dire, abbiamo cercato di incrociare in questo momento, in questo evento, il passato con il futuro, cercando di poter gettare le basi per eventi che nei prossimi anni possono diventare sempre più importanti. Domenico Antenucci, uno degli chef impegnati ai fornelli, cosa proponete di buono ai vostri ospiti? Allora, noi un menù classico, partiamo con un primo con dei pentrini con un ripieno di cipolla e tintilia, poi facciamo per secondo una porchettina steccata con lardo e cipolla e per contorno ci mettiamo una cipolla con cacio e uova. Per dolce, un dolce al formaggio con della rapa rossa, caramello e biscottino al limone. Suo cognome è tipico di Isernia, quindi domanda d'obbligo, ma cosa ha di speciale la cipolla di Isernia? Beh, la cipolla di Isernia è una cipolla che ha delle caratteristiche di dolcezza particolare, si presenta piuttosto grande, tonda e schiacciata, e proprio la sua particolarità è proprio che sia
dolce, mangiandolo anche da crudo non dà quella, quel sentore così pungente. È una cipolla che si presta, proprio come vogliamo dimostrare, ad essere preparata per tante cose. Altro chef all'opera qui alla Fiera delle Cipolle di Isernia, Gaetano Minervini. Insomma, con la cipolla si possono fare tanti bei piatti, a dispetto di quanto si sia portati a credere. Assolutamente, specialmente con il tipo di cipolla iserniana. È un tipo di cipolla molto delicato che si presta a parecchie preparazioni. Difatti noi prepariamo un dolce stasera che molti sono scettici, però chi l'ha assaggiato sono rimasti molto... ha colpito proprio il gusto della cipolla abbinata allo zucchero. E poi abbiamo fatto un primo piatto un po' sfizioso, fuori dai canoni, e spero che la gente apprezzi, anche se dai primi commenti stiamo avendo un buon successo. In effetti dei riscontri ci sono, si vede già tanta gente, insomma siamo appena all'inizio, insomma se l'aspettava una risposta del genere? Io sono uno che si mette in discussione, sono molto contento di vedere questa gente qui, perché io dico, se facciamo qualcosa lo facciamo per la comunità, e noi, io e Domenico, ci mettiamo molto spesso in discussione e ne vale la pena. Lei è originario della Puglia, arriva a Isernia, trova questa cipolla da chef, ecco, cosa ha trovato di speciale in questo prodotto? È molto amabile, molto dolce e si presta a parecchie preparazioni. Difatti noi l'abbiamo fatta in diversi modi e avendo un eccellente riscontro, quindi la dobbiamo valorizzare perché è un prodotto ottimo. L'idea, quindi, quest'idea di Molisanissimo, del comune, di puntare a una serata particolare, diciamo con piatti gourmet, insomma, chiaramente ha trovato il massimo della disponibilità da parte vostra, il vostro lavoro. Assolutissimamente, anzi, magari ne facciamo un po' di più di queste cose. È un piacere farle, mi sto divertendo. Può sfondare un'idea del genere? Magari, io sono convinto di sì. Forse ci vuole un po' di tempo, ma bisogna partire. Se non si parte, non si fa mai niente. Un accenno a, insomma, cooperative, gruppi che stanno coltivando le cipolle, intanto citacene qualcuno, abbiamo visto per esempio la cooperativa Lai che è molto attiva, e, insomma, dici qualcosa di più su questa cipolla che, insomma, si rischiava proprio di scomparire. Sì, perché la domanda dell'offerta, la domanda commerciale e l'offerta commerciale si inseguono, quindi se non c'è domanda rischia di cadere anche l'offerta, e l'offerta commerciale era quella di sparuti anziani che faticosamente continuavano a coltivare questa cipolla, mentre adesso la cooperativa Lai è stata la cooperativa che ci ha anche fornito le cipolle per il nostro evento, ma poi ci sono anche altri giovani agricoltori che si stanno dedicando alla terra, e in questo caso si dedicano alle tradizioni di questa terra attraverso la terra, scusami il gioco di parole ma non era voluto. E per quanto riguarda la cipolla di Isernia, niente, ha un tipo di coltivazione un po' più accurato rispetto a quello delle altre cipolle, per esempio viene cominciato a piantare ad agosto, poi viene trasferita ad ottobre, viene trasferita di nuovo in un terreno un po' più grande e da lì rimane fino al giugno successivo, quindi parliamo quasi di un anno di maturazione, e quindi qualsiasi cosa abbia un anno di maturazione si fa sentire una volta che viene assaggiata, ha una sua forza, una sua portata, che quindi merita, diciamo, di essere posta al centro di una dieta, al di là del, non sono io a dirlo, ma al di là delle caratteristiche, delle proprietà benefiche che una cipolla può avere. Chiaramente rischiate di diventare popolari con iniziative del genere, da un lato questa polemica su Facebook, la scelta del nome Onion Pride, e poi insomma questa guerra tra virgolette al panino zozzo, il più amato dagli isernini. No, ma in realtà non è una questione di guerra, è una questione di intercettare o cercare di intercettare dei gusti che non devono essere necessariamente quelli del panino zozzo. Ne ho mangiati centinaia di panini zozzi io, non è quello il problema, però bisogna poter dare un'offerta variegata alle persone, come vedi. Sembra esserci una buona risposta, perché le persone devono essere messe in condizione di poter scegliere. Se poi possono scegliere anche dei prodotti di qualità che hanno alle spalle un tipo di filiera che permette a diversi attori di poter concorrere a un progetto comune, che è quello di valorizzare e il prodotto e il territorio,
si arriva a una comunione di intenti, diciamo, si arriva a un obiettivo che può essere oggettivamente, come dire, proficuo per tutti. Per quanto riguarda il nome contiene un richiamo all'inglese, un richiamo al francese e un forte richiamo all'identità dialettale con la cipolla rasernia. Quindi, come dire, è un po' giocato. Abbiamo giocato, è un percorso voluto e è un percorso che ci ha portati dall'estero fino a un piccolo centro come Isernia. Quindi è un tentativo di aprirsi, di cercare di aprire le porte a chi anche parla inglese, perché no?